Buonasera amici di Media 24, un affettuoso saluto anche agli studenti dell'Istituto Don Agostino Toniati che ci stanno seguendo. Ricorre oggi il 10 febbraio, la giornata del ricordo, che corrisponde alla data del 10 febbraio del 1947, quando a Parigi vengono firmati i trattati di pace. Ecco, la nostra nazione riconosce questo giorno come un giorno per il ricordo delle tragedie che riguardano sia gli esodati e soprattutto per quanto riguarda le foibe. Un momento un po' particolare, noi attraverso questo speciale, Storia di vita da ricordare, vogliamo appunto rendere omaggio a queste vittime, lo facciamo insieme alle associazioni, insieme all'istituzione per custodire questa memoria. Non è stato facile, non è ancora facile perché c'è un'area che si respira intorno di negazionismo su questo argomento, ma dobbiamo ricordare le parole dello stesso presidente Mattarella che appena insediatosi disse che questa faccenda dell'esodo e delle foibe è una storia strappata, è una pagina strappata alla storia, alla nostra storia nazionale. Quindi contro ogni negazione una cosa è certa, l'Istria è una terra fertile, ricca di storia, di cultura, di arte, di tradizione, a un certo punto viene insanguinata, viene lacerata ed è l'inizio della sua decadenza. Vediamo il primo contributo video proprio per percorrere la storia di questa vicenda. Un giorno forse si racconterà di un popolo che per vivere libero andò a morire lontano. Le candele per noi accese si stanno spegnendo una ad una. La notte giunge ormai, né ci sarà più l'alba. Un giorno si racconterà di un popolo che per vivere libero andò a morire lontano, lontano dal suo mare, lontano dalla terra rossa che vista dall'alto sembra un cuore insanguinato. Un giorno forse si parlerà di un popolo che per vivere
libero andò a morire lontano. Sono le parole di una bellissima poesia istriana che condensa quello che è lo stato di sofferenza, di dolore di questo popolo che deve scappare, che deve andar via. Una vicenda complessa che oggi, grazie al coraggio del ricordo di molti esuli e anche di alcune persone sopravvissute e di molte istituzioni, possiamo raccontare. La pandemia ancora in corso non ha consentito, come si fa ogni anno, alle istituzioni di commemorare questa giornata. Ecco perché abbiamo accolto in questo speciale il saluto istituzionale dell'amministrazione del comune di Fossalta di Portogruaro, che ha dato il suo patrocinio alla realizzazione di questo programma. Ascoltiamo allora il saluto del sindaco Noel Sidran. Care concittadine, cari concittadini, cari studenti della scuola media di Fossalta, ricorre oggi il 10 febbraio, giorno del ricordo, a ricordo appunto dell'enorme tragedia che colpì le popolazioni italiane che abitavano l'Istria, la Dalmazia, la Venezia Giulia, Fiume, tra il 43 e il 47 e anche negli anni successivi. La vicenda del confine orientale è una vicenda molto complessa, difficile da riassumere in poco tempo. Però su questa vicenda è calato il silenzio per troppi decenni. C'è voluta quindi una legge dello Stato nel 2004, istitutiva della legge appunto sul giorno del ricordo, per rinnovare l'attenzione dopo appunto decenni di silenzio e di connivenze su questa tragica vicenda, che riguarda il massacro nelle foibe di 10.000 italiani circa, incolpevoli, vittime innocenti di una furia sanguinaria che si abbatté su di loro. Italiani che dovettero in seguito affrontare l'altrettanto tragica vicenda dell'esodo, non sempre accolti bene, positivamente, in quella che consideravano giustamente la loro patria, l'Italia, e che dovettero combattere per tenere vivo il ricordo di questa tragica vicenda. I libri di storia non hanno insegnato a generazioni e generazioni di studenti quella che è stata la verità storica, che soltanto negli ultimi anni sta diventando un patrimonio culturale e civile della nostra nazione. Questa vicenda inizia tragicamente nell'autunno del 43, dopo la firma dell'armistizio, con cui appunto l'Italia sostanzialmente abbandona l'alleanza con la Germania nazista, e per la prima volta un'ondata di infoibati si abbatte in queste terre, nell'Istria in particolare, dove calano i partigiani slavi. La seconda ondata, più forte, più massiccia, sarà accompagnata dall'invasione di Trieste da parte dell'esercito di Tito, in cui per pochi giorni si abbatterà una furia altrettanto forte sugli italiani attorno a Trieste, dell'Istria e di altre città come Fiume. Quindi soltanto l'arrivo dell'esercito alleato riuscì a fermare queste violenze, che però poi continuarono, data l'incertezza politica sulle sorti di questa terra, fino al Trattato di Parigi nel 1947 e anche oltre, fino sostanzialmente al 1956, quando vi sarà l'ultimo esodo degli italiani da quelle terre. Questi italiani per decenni non hanno avuto una giustizia, essendo stata nascosta questa enorme tragedia.
Oggi finalmente possiamo dire che su queste vicende sta prevalendo la verità storica sulla quale si può costruire il futuro. Certo, ci sono ancora sacche di negazionismo o di riduzionismo storico, però queste sacche sostanzialmente estremistiche, ideologiche, saranno sempre più sconfitte dalla verità storica. Questi italiani, quelli che non sono più tra noi e i discendenti degli esuli, hanno bisogno di questa nostra vicinanza, della vicinanza delle istituzioni, dello Stato, che è stata forte partendo dal primo presidente della Repubblica che fece le prime celebrazioni dopo la legge istitutiva sul giorno del ricordo, cioè Ciampi, fu seguita poi da Napolitano e da Mattarella. I loro interventi sono serviti a fare luce sulla verità storica, a superare i pregiudizi ideologici, i silenzi, le connivenze internazionali che avevano per troppo lungo tempo accompagnato questa vicenda. Solo con la verità storica possiamo costruire una nuova Europa basata sulla convivenza dei popoli. Grazie. È con noi questa sera Viviana Facchinetti, direttore responsabile dell'Arena di Pola, giornalista RAI, vincitrice del premio Tanzella 2018 con il libro Protagonisti senza protagonismo, e che lo scorso anno ha partecipato tra l'altro alle cerimonie al Quirinale come ospite proprio nel giorno del ricordo. Grazie Viviana per aver accettato il nostro invito. Un piacere veramente, quando si può parlare e c'è attenzione per questo capitolo per tanto tempo tenuto all'oscuro, alle grandi masse, io sono sempre pronta. Bene, allora terrore, odio, crudeltà, violenza, profanazione, tutte queste azioni sono riservate dopo l'armistizio a tutto quello che era Italia. La ferita più atroce ha il volto di una giovane studentessa, Norma Cosetto, medaglia d'oro al valor civile assegnata nel 2005 alla memoria. Viviana, chi era Norma Cosetto? Norma Cosetto è diventata un po' il simbolo, no, della feroce ingiustizia che c'è stata. Quindi una ragazzina, perché insomma, parlo anche della parte come mamma, no? 23 anni, quindi anche quando ho scritto di lei, ho scritto appunto il germoglio che non poté sbocciare. E la cosa che mi ha fatto molta impressione era il dolore contenuto ma ben dettagliato espresso da sua sorella, anzi avrei piacere se posso leggere l'intervista che ho fatto a sua sorella, perché potrei anche raccontare, però è giusto proprio raccontare con le sue parole. Licia Cosetto parla con tutta l'emozione derivante dalla tragedia che colpì a Santa Domenico e lacerò la sua giovane esistenza e quella della sua famiglia. A sostenerlo un'ammirevole forza d'anima che per oltre mezzo secolo l'ha supportata nella ricerca quasi sempre vana di almeno un po' di giustizia. Quello che ha passato mia sorella, non so se ci sono altre persone che hanno sofferto tanto, nel suo racconto si avverte come il tempo abbia fermato le lancette della sua vita nel settembre del 1943. Dopo incominciò a sopravvivere. Fino all'8 settembre tutto andava bene, eravamo una famiglia unita, contenta, eravamo papà, mamma e noi due ragazze, frequentavamo il collegio di Notre Dame a Gorizia e quando venivamo a casa eravamo felici. Avevamo tante famiglie di coloni, eravamo tutti amici, giocavamo insieme. Mia sorella aveva organizzato una squadretta di pallacanestro, giocavamo a tennis. Dopo l'8 settembre è cambiato tutto, perché papà era stato segretario politico per tanti anni. Era commissario governativo delle casse rurali, era stato podestà Visinada, era ufficiale della milizia. Aveva aiutato tutti, specie nelle emergenze, perché era l'unico ad avere l'automobile. Tutti ci volevano bene. E poi tutto è cambiato. Hanno incominciato a prenderci di mira. Venivano in casa, ci sparavano. Sopra il mio letto rimasero i buchi dei proiettili esplosi per farci alzare. Ci portavano via tutta la roba da casa, anche perché papà era stato richiamato a Trieste e noi eravamo sole.
Molti di quegli assalitori erano del paese, soprattutto di Castellieri, il paese vicino. C'era anche qualcuno venuto da fuori, dalla Jugoslavia, ma generalmente erano quasi tutti del posto. Prendevano anche le divise di papà e le indossavano. Solo che sul berretto attaccavano delle grandi stelle rosse che io ancora adesso, quando vedo rosso, ho il sangue alla testa. Portarono via Norma una prima volta a Visignano, però la sera stessa la rilasciarono. La riportarono via il giorno dopo con la scusa che qualcuno aveva bisogno di lei, come mi venne riferito da un mio cugino. Non ero in casa, per cui quando mamma mi chiamò per avvisarmi, feci solo in tempo a vederla partire su una motocicletta. Aveva 23 anni appena compiuti. La seconda volta non ci fu rientro. Il giorno successivo, invece, da Visignano la condussero a Parenzo, alla caserma della Guardia di Finanza. Arrestarono anche altre persone di Santa Domenica, o perché in qualche maniera collegate alla famiglia Cossetta, o perché studenti italiani. Appreso del trasferimento, Licia prese la bicicletta e, con dei dolcetti preparati dalla mamma per la sorella, riuscì a farle visita per il prezzolato intervento di un individuo. Momenti che ricorderò sempre. Lei era seduta su di una brandina. Aveva una faccia tristissima, quasi non voleva parlare. Si vede che già aveva subito delle angherie. Parlava poco, continuava a piangere. Reclusi nella stessa stanza anche un paio di familiari e due o tre persone di Santa Domenica. Presi da parte una delle guardie. «Mamma le darà tutto quello che vuole, ma lasci mia sorella venire a casa con me». Quello, con grande arroganza, rispose che entro sera li avrebbero lasciati tutti liberi. Avevo 20 anni, anche un po' di paura, perché erano tutti armati, fucili, pistole, dei guerriglieri. Salutai mia sorella, la vidi molto triste, quasi un automa. Dal mio rientro dalla visita a Norma non sapemmo più niente. Mamma era disperata. Un particolare agghiacciante. Una notte mi svegliò dicendomi di sentire la voce di Norma che la stava chiamando. Era convinta che fosse fuori casa. Più tardi apprendemmo che era lo stesso momento in cui mia sorella veniva gettata in foiba. Il 12 dicembre Licia venne informata dal comandante Arzaric, dei vigili del fuoco di Pola, che stavano per aprire la voragine di Villa Surani. Tra le prime ad essere recuperate, la salma di Norma. Ancora adesso, la notte, ho gli incubi, al ricordo di come l'abbiamo trovata. Mani legate dietro la schiena, tutto aperto sul seno, il golfino di lana tirolese comperatoci dal papà la volta che ci aveva portato sulle Dolomiti. Tutti i vestiti tirati sopra l'addome. Ho cercato di guardare se aveva dei colpi di arma da fuoco, ma non aveva niente. Sono convinta che l'abbiano gettata giù, ancora viva. Mentre stavo lì, cercando di ricomporla, una signora si è avvicinata e mi ha detto: «Signorina, non le dico il mio nome, ma io quel pomeriggio, dalla mia casa, che era vicina alla scuola, dalle imposte socchiuse, ho visto sua sorella legata ad un tavolo e delle belve abusare di lei. Alla sera, poi, ho sentito anche i suoi lamenti. Invocava la mamma e chiedeva acqua, ma non ho potuto fare niente, perché avevo paura anch'io». Grazie Viviana, grazie. È una storia quindi che è densa di violenza, di crudeltà, soprattutto nei confronti di questa giovane ragazza studentessa, alla quale poi è stato riconosciuto anche honoris causa la laurea, perché studiava a Padova, se non sbaglio. Ecco, è una cortina veramente di paura e di terrore, ma sembra quasi che non sia il peggio, perché il peggio sta ancora per arrivare ed è il momento in cui si scatena anche l'esodo che inizia a partire. Un esodo che viene quasi segnato da un ultimatum, dalla strage di Vergarola, esatto, in agosto, vero? Quindi è quasi un ultimatum a tutti gli italiani: dovete andare via, dovete lasciare questa terra. Chi è scappato quindi alla foiba ora deve andare via, perché deve cercare di fuggire anche da quest'altra persecuzione. Ma ricordiamo che comunque, scusa se ti interrompo, il fatto è che la tragedia è continuata anche ben oltre la fine della guerra. Esatto. Mentre tutta l'Italia stava, esatto, festeggiando, stava celebrando la fine della guerra, sì, per quelle genti continuano ancora a soffrire. Quindi un esodo forzato, si parla di 350.000 istriani, giuliani e dalmati. Quindi Viviana, perché fugge questa gente?
Beh, perché soprattutto dopo la strage di Vergarolla è stato l'ultimo atto, diciamo, di terrorismo, nel senso che ricordiamo oltretutto che Vergarolla è stato il primo atto di terrorismo, la prima strage, almeno sottolineiamo la prima strage della Repubblica Italiana, no, perché era il 18 agosto 1946, la Repubblica era nata il, sì, 2 giugno del 46, no? Ecco. E, quindi, e Pola era ancora italiana. Certo. E per cui però c'erano tutti questi atti intimidatori, quello è stato veramente plateale, però dopo comunque c'erano atti intimidatori, come abbiamo raccolto tante testimonianze anche in giro per il mondo di persone che sono andate via dall'Italia, che sono emigrate oltreoceano, dove appunto raccontavano quello che succedeva a loro, che sì, erano ancora in terra, che loro lottavano per restare italiani. Infatti ho incontrato, intervistato una signora che poi tra l'altro la sua fotografia compare nel mio primo libro dedicato agli immigrati Giuliano Dalmati in Australia, e lei ha detto fino all'ultimo, lei andava a scuola quella volta, lasciavamo la, come facevano manifestazioni a favore di Pola italiana, no? Sì. Per cui ricordiamo anche che per esempio Vergarolla è successa dopo che pochi giorni prima si erano incontrati tutti all'arena, avevano cantato. Sì, e poi era il giorno della ricorrenza del Santo Patrono, quindi era il giorno di festa, sì, in agosto di questa località. Quindi sì, possiamo dire che mancò un po' la forza anche di ribellarsi, perché si diventa prigionieri della paura. Le paure sono tante, dalle interviste, un po' dai racconti, abbiamo capito come ormai era ogni attimo c'era una paura, anche la paura della notte di sentire spalancare le porte perché questi titini facevano irruzioni. Ecco, non era solo la paura, era proprio fatti che succedevano. Esatto, proprio per quello che succedevano. E poi anche, dobbiamo dirlo, a guerra terminata c'erano anche i campi di concentramento. Pochi ne parlano, sembra quasi che in Jugoslavia non ci fossero, ma i campi di concentramento, i gulag di Tito, tra cui Goliotok, è un po' l'esempio particolare, no? L'isola di pietra. L'isola calva. L'isola calva, ecco. Quindi abbiamo raccolto delle testimonianze di personaggi che hanno vissuto in questi campi di concentramento e hanno patito anche loro le loro pene, come si dice. Quindi una paura che è stata condensata anche in questi esuli, perché per molti anni loro non hanno raccontato la loro tragedia, hanno avuto quasi paura, anche perché si sono quasi autoconvinti di non essere creduti in quello che loro hanno passato. Infatti hanno dato loro ragione, perché naturalmente c'è sempre stata una maniera di sottovalutare, di non raccontare, quindi non dimentichiamo per quanto tempo tutta questa tragedia è stata occultata, se non ignorata. Ecco, nei libri di scuola non ne hanno mai fatto menzione. Io mi ricordo che quando sono stata a fare delle riprese per un mio special televisivo al magazzino 18, e ad assistere il mio operatore c'era suo figlio, quella volta era un ragazzino di 18-20 anni, e quando facevo le interviste o facevamo le riprese, gli spiegavo, prima cosa, la cosa che mi ha colpita è stata: ma noi queste robe a scuola non ne lega mai contate. Per cui è stato un input ancora in più, proprio perché si sapesse. È vero, è vero, è vero. Un piccolo inciso, no? Che sarebbe da sorridere se non fosse tragico, il fatto che per esempio quando avevano fatto un raduno, non mi ricordo più in che città, e che commemoravano i martiri delle foibe, la tipografia e il correttore automatico, poi soprattutto evidentemente non conoscevano ancora cosa fossero le foibe, avevano corretto e avevano messo le vittime delle fobie. Ah, ecco. Ecco, questo per capire quanto insomma c'è ancora da conoscere su queste storie. Bene, Romana De Carli Zavados, una grande scrittrice che conosce anche lei, Viviana. Appassionata della storia, ha di recente pubblicato la sua biografia. Ecco, anche lei è sulle, ci parla di quelle che sono le vicende che ha vissuto in prima persona in quel periodo. Era davvero primavera quando lasciai la mia villa sul Monte Paradiso, tra i ciliegi e i mandorli in fiore, i cui frutti non li avrei mai assaggiati, come ero solita fare, arrampicandomi con la mia esuberante vivacità. Chiuso il portone della bianca villa,
domandai al mio papà cosa dovessi fare di quella chiave di ferro, gelida ormai, arrugginita nell'inconscio, che per il momento mi pesava nelle mani come un macigno. Mio padre mi fissò senza vedermi e per il pianto che gli attanagliava la gola e per il forte imbarazzo non proferì parola. Allora la lasciai cadere sulla tenera erba baciata nella verde rugiada, dove non mi sarei più seduta con il mio cane Lupo di ritorno dalla corsa a Saccorgiana. Intanto era giunta l'ora temuta dell'imbarco sulla nave toscana. Salpava con il suo carico di italianità per l'Italia. Compiva il suo ultimo viaggio. All'alba si staccò da quel molo italianissimo e noi, in coperta, demmo l'ultimo saluto all'arena storica, sussurrando il fatidico inno all'Istria, tra i singhiozzi trattenuti a stento. Ormai nessuno vedeva più niente, neppure il luogo natio, risucchiato dalla schiuma delle onde prodotte dalle eliche. L'esilio è simile a una lebbra leggera, gassosa, che con logorio diluito nel tempo sfigura e corrompe a poco l'organo della memoria. Per l'esiliato, immerso troppo a lungo nella malsana palude dell'oblio, ricordare e guarire. Ricordare è come ritrovare, dopo il coma della memoria, una prima vita perduta. In fondo il ricordo è presenza nell'assenza, è parola nel silenzio, è incanto che lo spirito rende eterno. C'è una divisione in zona A, zona B, con altre vicende, con altre tensioni, altre sofferenze da parte di intere famiglie che si trovano magari la propria casa addirittura passata da una linea bianca che divideva le due zone. E poi arriva la risoluzione del 54 che definisce Trieste all'Italia ma l'Istria alla Jugoslavia. Ecco, questo sembra quasi un riconoscimento al boia Tito della sua azione, perché molti non accettano questa decisione di lasciare l'Istria a Tito, ma questa è la risoluzione e gli italiani sono costretti quindi a cercare di rientrare nella propria patria che nel frattempo ha cambiato i confini. Quindi rientrano in Italia, ma ripeto, l'accoglienza non sarà di quelle che loro si attendono. Addirittura si parla di un viaggio, di un treno della vergogna, vero Viviana? E beh, quello del treno della vergogna è veramente un punto molto dolente, un momento veramente tragico che simboleggia anche certe accoglienze mancate, ecco, perché arrivarono con il treno e fecero sosta a Bologna e la Croce Rossa aveva raccolto appunto del latte da dare ai bambini che erano stanchi di viaggio, oltretutto l'esperienza da cui venivano, calcolando che appunto stavano scappando, e ci fu uno sciopero perché non volevano che scendessero dal treno e il latte venne versato sulle rotaie. Molti di loro sono accolti negli oltre 100 CRP, centri di raccolta dei profughi, sparsi un po' in tutta Italia, in Puglia, Sardegna, Sicilia, dappertutto. Qui però la vita è dura, intere famiglie, bambini accatastati in casermoni, in baracche. Nel nostro territorio uno dei più noti di questi centri di raccolta era un ex caserma utilizzata dagli alleati, quindi dagli americani, fino a qualche anno prima. Una volta che loro sono andati via fu trasformato in centro di raccolta che è Patriciano. Ecco, noi sentiamo un po', a proposito proprio di questo centro di raccolta, un pensiero di Fiore Filippazzi. Oltre quella sbarra, quante speranze. Gennaio 1956. In una distesa di neve che copriva le baracche, quelle che sarebbero state la nostra casa, ci accolse una bora che sembrava volerci portare via. Quel giorno per me, bambina di 8 anni, segnò la fine di quella che era stato il mio mondo. In quel nostro CRP, ancora oggi uguale a se stesso, testimone muto di vite vissute
trascorse e purtroppo interrotte. Mi pare di vedere gli occhi dei nostri anziani, dei nostri vecchi, persi in un vuoto incolmabile. Sguardi senza speranza che chiedevano perché, perché? Le ferite si rimarginano, ma le cicatrici rimangono. Sono là a ricordarti un'umiliazione, un dolore, un sopruso. Fra le molteplici cause dell'esodo, il primo posto spetta alla paura, che ahimè non conosce limiti. Paura di vendette di cruda ferocia, paura della foiba, paura di perdere il patrimonio culturale, le tradizioni, la parlata. In un momento in cui tutti i popoli inneggiavano alla libertà. Ciò spiega perché l'esule lascia tutto ciò che era la sua vita, il suo quotidiano. Il suo punto è tutto questo per che cosa? Per un piatto di minestra e un pagliericcio nel recinto di un campo. Venimmo accolti con fastidio e indifferenza. Eravamo un corpo estraneo che tentava di inserirsi in un tessuto sociale che non voleva intrusioni. Eppure, eravamo italiani di lingua, di cultura, di rispetto, di scuola e soprattutto di grande dignità. Così racconta Fiore, nostra ospite lo scorso anno. Fiore è testimone di una vita passata al CDP per 12 lunghi anni. Fiore vedrà lì la sua piccola sorellina Marinella di pochi mesi morire proprio per il freddo. Senza identità, rifiutati, emarginati, fragili, insicuri, indesiderati. Baracche di legno umide e gelide, senza un filo di calore. Anziani e bambini tremanti dal freddo, esposti a quel rigido inverno del 1956, che fece non poche vittime. Molti esuli invece decidono di andare oltreoceano, Viviana. Eh sì, tantissimi. E certi sono partiti subito dopo, arrivati in Italia, perché comunque dal campo profughi riuscivano a esparsi. C'era soprattutto l'attività dell'IRO, International Refugee Organization, perché molti prendevano atto che non c'era futuro. Erano in campi profughi, a parte che gli anni erano duri un po' per tutti, perché diciamo era il tempo del dopoguerra e c'era tutta una ricostruzione, però loro erano doppi perché, come dicevo sempre, avevano perso identità, casa, nazionalità e quindi erano veramente, infatti avevo fatto l'esempio che come foglie al vento si posarono per esempio in Canada, che della foglia ha fatto il suo stemma, no? Ecco. E ci sono due periodi, ci sono quelli dell'immediato dopoguerra, che sono quelli soprattutto tantissimi che ho incontrato in Australia, moltissimi che sono scappati dopo i bombardamenti terribili di Zara e quindi hanno vissuto per un po' in Italia e poi sono andati in Australia. In Canada ho trovato tantissimi, infatti ho detto arrivi in Canada, trovi un po' l'Istria e il canadese, perché sono quelle persone che emigrarono dopo il 54, no? Quando dovettero rassegnarsi che la zona B passava a Tito.
Bene, esatto. Allora, Viviana, conosceremo meglio in modo più approfondito la storia di questi esuli che te hai intervistato. Diciamo che nel frattempo l'esodo passa anche qua a Fossalta, dove siamo questa sera per questo speciale. E arrivano diverse famiglie perché scappano, fuggono e avendo un contatto, chi è più fortunato ha dei familiari già in Italia, e quindi loro hanno un contatto qui a Fossalta con un sacerdote, Don Angelo Leonardelli, e arriva per esempio la famiglia di Livio con le sorelle Anita e Maria. Ecco, ascoltiamo un breve passo dei ricordi di Maria Leonardelli. Negli ultimi giorni di dicembre del 1946 era appena passato il Natale. Sul giornale L'Arena comparve un grande titolo: aperto l'esodo per l'Italia. Da quel momento incominciarono le lunghe code per preparare i documenti per partire per l'Italia. Intanto scrissi una lettera allo zio Angelo e chiesi un consiglio per dove andare in Italia. Lo zio mi rispose subito e mi diede l'indirizzo di Fossalta di Portogruaro. Il viaggio durò dalle 7 alle 11. Arrivammo a Trieste, dove c'erano le camionette degli americani che ci aspettavano. Ci issarono sulle camionette come fossimo dei pacchi e ci portarono ai silos. Arrivati ai silos, ci disinfettarono molto bene. Poi ci consegnarono 5 copertine leggere, una gavetta e le posate. E poi ci assegnarono una branda. Tutte le brande si trovavano in un grande stanzone illuminato, solo da un lume. Dietro ad un pilastro c'era un grosso vaso per fare i nostri bisogni. Inutile dire che quella notte non dormimmo niente. Faceva un grande freddo, una valigia per cuscino, delle leggere coperte per coprirci e la compagnia dei nostri assurdi pensieri su quanto ci stava succedendo. Pensavo a mio padre, che non avrei più rivisto, anche se nonostante ci avessero detto che erano tutti morti, noi speravamo sempre che tornassero. Il nonno, infatti, non volle partire con noi. Ci disse che lui sarebbe rimasto là e li avrebbe aspettati, i suoi figli. Dopo tanto pensare, arrivò il mattino e ci diedero la prima colazione. Nel primo pomeriggio le carte furono pronte e gli americani ci ricaricarono sulle camionette e ci portarono alla stazione ferroviaria. Qui prendemmo il treno per Udine, poi per Casarsa e poi a Portogruaro. A Portogruaro trovammo mio fratello Livio e con la corriera arrivammo a Fossalta di Portogruaro. Precisamente ci condussero nella canonica di Fossalta di Portogruaro, dove lì ci aspettava mio zio Don Angelo. Ecco, pensate che sono esempi anche di integrazione con il territorio, perché Livio negli anni a venire arriverà anche a fare il sindaco di Fossalta di Portogruaro. Oltre alla famiglia Leonardelli, come dicevamo, ce ne sono altre, e arriva anche Anna Piccolo, da un percorso diverso, ma arriva anche lei qui a Fossalta. Sentiamo l'intervista che ci ha rilasciato. Siamo qui a Fossalta per raccontarvi la storia di un esodo un po' particolare, con la signora Anna Piccolo, che sposa Benedetto Anes e si sistema qui a Fossalta. Ma una storia un po' particolare, perché Anna nasce in Italia, poi per motivi di lavoro la sua famiglia si ricongiunge con il papà, che intanto è in Istria a lavorare, e quindi subisce un po' quella che è la doppia fase dell'esodo, quasi un controesodo. Ecco, Anna, ci vuoi raccontare un po' la tua storia che ricordi da piccola, perché appunto nata qui a Portogruaro, Concordia, la famiglia era Concordia, e ti trasferisci poi nell'Istria.
Io ho frequentato tutto quello che si può, dalla fanciullezza alla scuola, la prima comunione, la cresima, tutte le cose che si fa nell'adolescenza. Ecco Anna, com'era la vita a Galesano, la tua infanzia a Galesano, com'è stata? Beh, come anche se i tempi erano brutti, i ragazzini, i bambini avevano un momento di paura, di un po' di crisi di cibo, era un po' scarso con la tessera e naturalmente qualche periodo era un po' difficile, più per i miei genitori perché nascondevano, evitavano di mangiare con noi, mangiavano più tardi, vale a dire che quel pasto era saltato. Noi invece eravamo bambine, come tutti, nel momento del bombardamento, delle cose, si ha paura, dopo passa tutto, si gioca e abbiamo frequentato tutti, nel piccolo aveva tutto il paese, la scuola, la parrocchia, i sacerdoti. Dopo, alla fine della guerra, quando è entrato il reggimento di Tito, allora abbiamo incominciato, per noi, per me, che ero già grandina, che cominciavo a capire, anche le paure le abbiamo avute lì, perché abbiamo visto questo esercito che ha fatto quelle cose che un po' sappiamo dalla storia, abbiamo visto portare via questa gente che era non aveva fatto niente, erano le persone migliori del paese, diremmo. Sono state più cattiverie di genere, di invidia per una persona che era superiore forse a quelli che erano andati in bosco coi partigiani. E lì sono state le cose più tristi che ho visto. Questa gente che è stata portata via e più trovata, e dopo si è saputo dove erano finiti, perché all'inizio le dicevano sono in un posto che li interrogeranno, sono in un campo concentramento, però andavano le mogli con viveri, con cambio di biancheria, e poi ritornavano perché purtroppo non trovavano nessuno. E alla fine si è saputo la fine che avevano fatto. Ci hai portato anche da far vedere alcuni ricordi di quel periodo. Queste due sono una con mia sorella, per un ricordo di bambine, e questa con amiche che ce l'hanno fatta dei soldati proprio slavi, che noi per non avevamo paura e per non farli abbiamo accettato di fare questa foto, per non dargli, bisognava stare attenti, far finta di accettarli volentieri, anche se non andava molto bene. Dopo ho avuto anche la mamma portata in caserma per un giornale, perché per aver qualcosa, per trovare del cibo dopo entrati loro, che eravamo ancora con la tessera, con tutto, e si andava in città e si poteva portare qualcosa a casa. In treno la mamma aveva un avvolto della frutta con l'Arena. L'Arena era un giornale che contro loro. E allora l'hanno portata in caserma, tenuta una notte, che avevamo preso paura, e dopo l'hanno rilasciata perché il giornale portava una data già passata, non era un giornale nuovo. Sono venuta via con l'ultimo viaggio della nave che portava il Toscana, che portava gli ultimi reduci.
Sì, da Pola sono passati. Abbiamo fatto come un passaggio dalla Galesano con tutto quel poco che si aveva, si è potuto portare in città e da dopo qualche giorno abbiamo avuto il permesso, avevamo già i documenti per venire via con la nave e siamo venuti a Venezia, da Venezia dopo siamo venuti in treno a Portogruaro. Ecco, l'esodo è anche integrazione, addirittura possiamo dire è anche sviluppo, successo. E entriamo nell'area di San Michele al Tagliamento, sempre l'esodo che si ferma nella nostra zona, a Bibione. Abbiamo intervistato Fabio Ceppi, che è un esule istriano, il quale ci racconta la sua storia. Soprattutto ci racconta come queste famiglie si sono insediate in un territorio, arrivando anche a costituire una cooperativa di successo, di consumo, proprio perché abituati ad amare la terra, a coltivarla. Sentiamo l'intervista. Sono Fabio Ceppi. Sono arrivato in questa zona chiamata zona Estriani il 25 ottobre 1957. Io avevo 4 anni. La mia storia, la mia famiglia era di Capodistria, quindi io sono nato a Capodistria, ma nel 1953 la zona B di Capodistria era un'area sotto il comando jugoslavo. I miei genitori, mio padre mi ha avuto che aveva 51 anni e mia madre 42 anni, quindi primo ed unico parto, con grosse difficoltà. La sera di Natale che dovevo nascere in pratica, per andare all'ospedale di Trieste, che dista 10 km da Capodistria, non fanno passare la macchina con mia mamma dentro che stava male. Quindi la macchina ha dovuto girare e andare a Fiume, quindi sono nato a Fiume per questo motivo. I miei primi ricordi di vita proprio indelebili li ho stampati nel campo profughi di Opicina. La famiglia mia nel 1954, quando è stata liberata Trieste, e quindi si sono resi conto che la zona B, cioè Capodistria fino a Cittanova, non diventava più italiana ma diventava jugoslava. Cosa voleva dire? C'era la possibilità di optare, cioè si poteva rimanere nella zona B, però dovevi cambiare completamente modo di vita, religione, lingua, politica e tutto quello, le conseguenze poi che le sappiamo, sono andate a finire su foibe, su disastri, quindi costretti ad abbandonare tutto. Quindi siamo scappati da Capodistria e siamo andati nel campo profughi a Opicina, che è vicino a Padriciano. Lì abbiamo vissuto 2 anni, quindi i miei primi ricordi in queste baracche fredde. Nella baracca di Padriciano è morta aveva la mia stessa età, Marinella, quindi ecco, per farvi capire com'era la vita. L'Ente Nazionale Tre Venezie bonifica e crea questi 42 poderi con queste tipo di case e con 4-5 ettari di terreno ogni casetta. Per quegli anni è stata una cosa abbastanza, un po' una novità negli anni 50, queste case che avevano dentro delle cose che nella zona qua non erano neanche mai viste. Per dire una cosa, le finestre avevano le zanzariere, c'era il bagno, chiamiamolo bagno o cesso come si vuol chiamare sotto scala, c'era una turca dentro in casa che ancora nelle famiglie contadine non esisteva queste cose qua. Quindi c'è questa comunità che si inserisce in questa zona. Questi poderi sono stati comperati da noi esuli istriani con un riscatto trentennale, quindi erano proprietà dopo 30 anni pagati. L'integrazione non è stata facile perché sembrava che noi siamo arrivati qua a portare via il terreno a questi bibionesi.
l'integrazione è stata un po' difficile. Una cosa che ha contribuito a creare l'integrazione, innanzitutto poi negli anni hanno capito che persone siamo, che persona è l'istriano. E loro stesso si domandavano, ma come parlai in veneziano come noi? Certo, l'Istria è veneta, noi abbiamo il leone del San Marco nel cuore, sempre, questo lo hanno capito. Ma poi cosa succede? I terreni erano sabbiosi, improduttivi, difficili da coltivare. Molte famiglie non resistettero, dopo 2 anni, 3 anni, abbandonarono questi poderi. Rimasero parecchie case, quasi una decina, vuote, con i terreni incoltivati. Quindi una bellissima, una mossa giusta che fece quegli anni il comune, cambiando statuto, perché questa zona era stata fatta solo per gli esuli istriani. Cambiarono lo statuto e permisero di integrare dentro anche le persone del comune di San Michele al Tagliamento. Fu così che entrarono dentro i Cercato, i Sommaggio, i Fornaro, quindi altre famiglie della zona, e non conoscendo la coltivazione, la cultura, copiavano o imparavano da noi esuli istriani la produzione e la coltivazione dell'ortaggio, e quindi l'integrazione avveniva ancora più robusta. Nel 1962 questa zona qua, che era, io lo dico sempre, il giardino di Bibione, quando i turisti cominciavano ad arrivare anche da piccolo, gli dicevo andate a fare un giro in bicicletta a vedere i 200 ettari di giardino, perché era una meraviglia. Nel 62 questi agricoltori si associano, creano la cooperativa agricola di Bibione, ancora oggi funzionante. Quindi tutta la produzione, la coltivazione di questi terreni veniva conferita tutte le sere alla cooperativa nella sede centrale qua a Bibione, e alla mattina con il camion si portava la frutta e verdura al mercato a Trieste. Il passo grosso, la grande forza che ha fatto crescere questa zona è stato l'asparago di Bibione. L'asparago, chiamato l'asparago di Bibione, ma è stato portato da noi istriani. L'asparago già esisteva nelle varie zone, qua non conoscevano neanche che cos'era. Cioè, quando siamo arrivati con questo, l'asparago è una radice, con questi sacchi, con queste radici, ma che roba è questo qua? L'asparago è stato quello che ha fatto partire questa zona qua, quindi piano piano anche gli altri poderi, le altre famiglie che non conoscevano questa cultura, hanno spostato di più le coltivazioni, pomodoro, melanzane, peperone, più sull'asparago, perché era più redditizio. Ho scritto un libro su questa storia. Questa zona Estriani, che rimarrà indelebile come nome zona Estriani, e rimarranno indelebili le vie di tutte queste zone, che sono via Capodistria, via Pirano, via Pola, via Cittanova, via tutte le... grazie a Nazario Vatovani, un istriano, capodistriano anche lui, che si è inserito nel comune di San Michele, e grazie a lui sono stati dati nomi a queste vie. Come dicevo, io 2 anni fa ho scritto un libro, ma l'ho scritto perché ho voluto che rimanga rimanga nella storia che cos'era questa zona, con delle fotografie anche per far capire, e anche i ragazzi oggi o i turisti stessi che arrivano qua dicono ma cos'era qua, tutte queste case abbandonate, questi ecco, con questo libro porto a conoscenza la storia dell'Istria dalla partenza, la storia della mia famiglia e di tante altre famiglie, e la vita di Bibione, della cooperativa agricola di Bibione. E questo ne sono orgoglioso. Quindi parliamo ancora di esodo. Ci sono tante storie da raccontare, soprattutto perché l'esodo ha riguardato anche un po', fa parte anche dell'immigrazione, nel senso che è terminato il conflitto, le famiglie arrivano in Italia, qualcuno decide, come abbiamo detto, di andare fuori.
Viviana, queste persone ritornano a imbarcarsi su navi, su grandi navi. E infatti dicono sempre, noi abbiamo fatto il doppio esilio, no? Perché logicamente sradicati dalla terra natia e poi sono andati verso l'ignoto oltretutto, no? Perché quella volta la loro preparazione, la guerra, eccetera, non è che sapessero cosa li aspettava oltre l'orizzonte, no? E quindi c'è già il dramma anche nel momento in cui salgono a bordo. E quindi quando sentono il portellone che si chiude, il fischio della nave, ecco, sono sempre cose che lasciano il segno, no? Calcolando che stiamo parlando sempre del più o meno dopoguerra, quindi momenti difficili per tutti, certe persone magari non riuscivano anche a inquadrare, anche là c'è la differenza dell'accoglienza, no? C'è chi ha la fortuna di incontrare persone che si rendono conto del loro dramma e certi invece no, e per cui c'è sempre questo pudore nel raccontare queste loro vicissitudini, no? Infatti forse io ho cominciato a raccogliere le testimonianze a metà degli anni 80 e poi dopo nel 98 c'è stato proprio l'Esplua che ho dato vita a questo progetto di storie fuori dalla storia. Però bisognava sempre stimolare le persone a raccontare, no? Per esempio c'è stata una persona, sempre un parentino, incontrato a Sydney. E quando è arrivato mi ha detto, ma sì, la storia di Unze, la storia di tutti, no? Così un po' quasi ruvido, no? Dico, ma guardi, non le costa niente, facciamo una chiacchierata. E abbiamo fatto come al solito, faccio le mie interviste, no? Proprio in maniera colloquiale. Alla fine lui addirittura si è ricordato della sua stanza da bambino, in cui arrivava la luce del faro da Trieste, no? Quando girava, arrivava ogni tanto c'era. E ricordando questa cosa, quando ha detto bom, 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 bam, bam, e aveva esordito dicendo la storia di tutti, e quando è andato via, sì, va bene, e col fazzoletto, senza che io lo vedessi, si asciugava l'occhio. Ecco, sì, ecco. Perché comunque parlarne, è giusto che ne parli, no? Perché è giusto che si sappia, però si apre una ferita che sì, possiamo ipotizzare un po' cicatrizzata, ma mai chiusa completamente. È vero, è vero. E quali aree riguarda quindi questo esodo oltreoceano, Viviana? Beh, un po' dappertutto, però io sono andata a parlare con gli amici istrodalmati guarnerini che hanno attraversato l'oceano, che li ho incontrati. Che ho raccolto appunto le testimonianze nei libri, li ho incontrati in Canada, in Australia e in Sudafrica. Però tantissimi sono anche in Sud America, negli Stati Uniti. Ogni tanto trovi la seconda, terza generazione che poi dice, ah, ma mia mamma mi raccontava che, perché poi appunto hanno l'impronta ormai anglosassone, no? Però qualcuno sa e qualcuno no, però ecco, sono contenta per esempio che con questo lavoro, oltre a far conoscere questo vissuto, per esempio ho incontrato una persona in Australia, ho fatto degli special per la International, che naturalmente quindi hanno girato tutto il mondo, e due persone che erano compagni di classe a Fiume, uno ormai è diventato il famoso tenore a Perth, aveva aperto anche la scuola di canto, eccetera. L'altro famoso operava nel settore degli aerei a Los Angeles. Grazie a questi special si sono ritrovati dopo 60 anni. È importante. Io ho seguito alcuni lavori che Viviana ha realizzato e devo dire comunque ho sempre colto da parte di questi esuli il loro attaccamento alla loro città, a Trieste. Qualcuno ricorda. E quindi pensiamo che oggi è una manifestazione internazionale come la Barcolana, ma qualcuno nella mente ha questa costa con tutte queste vele bianche che ricorda questi momenti da bambino e che sono rimasti veramente impressi nella memoria. Qualcuno, come diceva prima Viviana, ha avuto anche un grande successo perché si è affermato in queste nazioni, anche nel campo della ristorazione, nel campo dell'industria, sì, vero? Sì, 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 anche nel campo istituzionale, perché appunto sono arrivati veramente a bei livelli, a livelli interessanti, a livelli di soddisfazione, sempre ammirati, sempre apprezzati, ma non dimentichiamo anche per quello che riguarda la parte di quelli che facevano i contadini, perché c'era la
professionalità, perché per esempio, come ha raccontato Guido Braini, ha detto il contadino è l'ultimo che lascia, perché una volta che devi lasciare la terra, ha lasciato tutto. E quindi c'è tanta filosofia anche in questa semplice asserzione, no? E quindi lui testimoniava appunto anche il fatto che, oltre che, dice, quella volta ci poteva fare gli italiani soltanto in casa. Sì. Fuori dovevi imparare a star zitto, perché c'era sempre qualcuno che ascoltava o riportava o interpretava a modo suo, anche in maniera negativa. E poi oltretutto c'erano queste persone che naturalmente gli istriani sono portati per la religione, e quindi anche quello erano perseguitati, perché quella volta appunto la religione era perseguitata. C'era la testimonianza anche della signora che raccontava che era dovuta andare a fare la comunione o la cresima a Trieste, e quando è tornata indietro le hanno portato via regali, soldi, confetti. Quindi sono tanti episodi che appunto vengono raccontati anche nel libro. Nel libro di Viviana, protagonisti senza protagonismo. Viviana, qualcuno è tornato in Italia? Di queste persone e degli esodati no. Perché, come dicevano certi, gli emigranti partivano per migliorare, e quindi avevano l'idea di tornare, facciamo due soldini, torniamo indietro. Mentre invece gli esuli andavano alla ricerca di un'identità perduta, quindi loro andavano veramente con il cuore che sanguinava. Ecco, magari anche col desiderio di ritrovare una nuova identità. Sì, sì, beh, comunque la potevano trovare soltanto che... comunque non è rimasta, cioè sono grati anche al paese che li ha accolti, anche per il cammino fatto, eccetera. Però ecco, l'ultimo desiderio espresso o interpretato anche di tanti, il fatto che per esempio sono sepolti in Canada, però sulla loro tomba c'è un po' di terra rossa istriana. Ecco, la terra rossa che non può mancare, veramente un riferimento e un attaccamento alla terra importantissimo. Prossimo numero dell'Arena, di cosa ci parlerà in particolare? E soprattutto il numero dedicato al giorno del ricordo, naturalmente, e in tutte le varie manifestazioni che però si svolgono in tutta Italia, però abbiamo anche il piacere di il giorno del ricordo e anche oltre i confini italiani. Ecco, un giornale mensile che dirige appunto Viviana Facchinetti è sempre ricco di documentazioni, di interviste e anche di storie che magari nel tempo si riesce a raccontare, si riesce a riportare proprio grazie al lavoro anche di interviste che Viviana svolge. Ecco, io vorrei ringraziare Viviana Facchinetti, siamo ormai al termine di questo speciale, per la sua presenza e soprattutto per la sua importante testimonianza. I nostri telespettatori possono seguire al termine di questo speciale, sempre sulla nostra rete, un suo lavoro, l'ultimo lavoro, Trieste tra storia e futuro, dall'Adriatico all'Atlantico, sì. Un lavoro che ha realizzato, dove scopriamo anche delle storie per quanto riguarda la città di Trieste, molto molto importanti. Io vorrei ringraziare tutti gli esuli che ci hanno dato la loro testimonianza, ringraziare le associazioni 3.0 e Coro Castellani che hanno sostenuto questo progetto. Vorrei anche ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Noel Sidran, ma anche del presidente del consiglio Marco Bizzarro, delegato alla cultura, e dell'assessore alle associazioni Giuseppe Perisinotto. Un ringraziamento che poi va ovviamente a tutto lo staff di Media 24 che ci ha seguito, alle nostre elettrici, a Patrizia Brigato ed Alessandra Maurutto per il loro intervento, a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto, come il presidente dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Desideri, e anche l'Istituto l'IRCI, l'Istituto Regionale per la Cultura Estriano Dalmata e Giuliana, che ci ha fornito i documenti video, nella persona soprattutto in ringraziamento del suo presidente Piero Del Bello, e di Fiore Filippazzi, la nostra amica che ci sta sempre vicino e che, ripeto, è stata nostra ospite. Abbiamo ancora tante storie da ricordare, tante storie da conoscere,
non finiscono potete qui. Potete contare su di me. Ecco, grazie, grazie Viviana. Noi vogliamo prendere l'impegno di conservare, come dice la legge, la memoria di queste persone. Furono costrette a fuggire e entrarono in una nazione che non era più una monarchia, era già una repubblica, diciamo senza il loro voto, quindi erano stati privati anche del voto, di fare una scelta tra la repubblica e la monarchia. Loro però avevano fatto una scelta, questa sì, quella di essere italiani. Finisce qui lo speciale per il giorno del ricordo 2021, storie da ricordare. Da parte mia Piero Turco un carissimo saluto e grazie per la vostra attenzione e un arrivederci al prossimo appuntamento.